Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare dei telefilm, è l'unico film che ho visto nel mese di marzo. Ho guardato relativamente poco. Se relativamente poco significa guardare 4 stagioni di 3 telefilm diversi e un film. Sono fiera di me stessa. In realtà ho omesso una piccola cosa, ovvero che ho rivisto le prime 8 stagioni di Friends. Il punto è che non le ho riviste effettivamente sedendomi a guardarle, ma le mettevo in background, però comunque le ho riviste. E posso confermare il fatto che le prime 4 sono le mie preferite, che il mio personaggio preferito è Phoebe, perché è l'unico personaggio che non cambia molto, cioè almeno rimane fedele a se stessa per tutte le stagioni, a differenza di Chandler, che era quello che un pochettino dava filo da torcere a Phoebe per questo premio, ovvero personaggio preferito. Però Chandler, dopo che si mette con Monica, è andata. Quindi, vabbè. Durante il mio rewatch di Friends è uscita la 3ª stagione di Grace and Frankie e giustamente l'ho guardata. Non ne ho mai abbastanza di Grace and Frankie. Mi piace veramente un sacco, lo trovo molto fresco come tipologia di telefilm, lo trovo, non lo so, molto, molto ben fatto. Io sono team Frankie, giustamente. Frankie è un personaggio meraviglioso. Frankie è quello che io vorrei essere, spensierata, un po' hippie, un po' tutto. Voglio avere il suo approccio alla vita. I momenti tra Frankie e Brianna, secondo me, sono i più belli. Adoro il rapporto che hanno. Adoro come interagiscono l'una con l'altra, secondo me. Non lo so, sono bei momenti. Vorrei avere più momenti Frankie e Brianna, lo ammetto. Non ho ben capito la nuova fidanzata di Bud. Non l'ho trovata il comic relief o qualsiasi cosa lei fosse. Quindi un pochettino non sapevo come dovevo reagire al suo essere lì. Ecco, non ha molto senso, secondo me. Cioè ha senso perché Bud, però non capisco il personaggio. Probabilmente non lo capisco perché è passato molto tempo da quando ho visto le prime 2 stagioni. Non le ho riguardate prima della 3ª, quindi probabilmente se fosse stato le avessi riviste, è stato più fresco il ricordo di Bud delle prime stagioni, allora probabilmente avrei capito di più il suo personaggio, ma come stavano le cose quando l'ho visto, non ho capito. Mi sono persa il suo senso. Ecco, mi sono persa il suo senso. Posso dire che quel vibratore, secondo me, è meraviglioso. È viola, tanto per dire. Quindi, ovviamente, la puntata che più mi ha spezzato il cuore, con la madre di Robert. Quella è stata una puntata molto, molto difficile. Mi ha spezzato il cuore in maniere che voi umani non potete nemmeno capire quanto il mio cuore alieno possa essere stato distrutto. Volevo andare lì, abbracciarlo. Oh. E volevo prendermi quel Kindle. Ovviamente io voglio una casa come quella di Robert and Soul, perché voglio avere la musica in ogni stanza diversa, voglio che sia una casa intelligente, però mi rendo conto che dovrei fare un lavoro come quello di Robert and Soul per potermi permettere una casa come quella. Chissà, in un futuro lontano, quando avrò i miei manga intorno a me. Non so bene che cosa ci porterà la 4ª stagione di Grace and Frankie, perché per il momento, non lo so, divideranno le cose, cioè vedremo Frankie che va e poi ci ritroviamo tutti perché succede qualcosa di brutto, o semplicemente divisi e tutti felici e contenti, capito? Io ho paura, io voglio che sia tipo Frankie va e sta bene, tutti quanti stiamo bene, lei vive la sua vita, però è allo stesso tempo nella vita di tutti perché sono una famiglia, no? Mi piace immaginarmela così, spero che sia così. Ho paura, facciamo un gruppo di supporto per questa cosa. Dopo Grace and Frankie ho guardato 13 Reasons Why. Non c'è bisogno che io dica molto perché ho fatto un video a parte, quindi andate a vedere quello.
il mio cuore è ancora a pezzi. E proprio per riprendermi dal mio cuore a pezzi, completamente a pezzi, ero proprio uno straccio. Le coperte arrotolate e dentro c'ero io. Avevo fatto tipo un sandwich con i cuscini in modo da sentirmi abbracciata. Insomma, sono stati dei momenti molto brutti. Per riprendermi, quindi, ho deciso di guardare qualcosa di molto leggero, che sapevo che mi avrebbe tirato su e che mi avrebbe fatto ridere. E quindi ho iniziato a guardare Jane the Virgin. Secondo me è geniale. Certo, adesso ho appena finito la seconda stagione e adesso diciamo che i trope telenoveliani sono un pochettino molto telefonati adesso e non sono più, come dire, una presa in giro delle telenovela, ma siamo proprio entrati telenovela. Ho trovato che nella prima stagione la presa in giro del telenovela fosse più come dire, sarcastica, non lo so, ironica, fosse più sentita, mentre nella seconda stagione già siamo all'interno di una telenovela. Sempre presa in giro di una telenovela, ma comunque una telenovela. Adoro la voce fuori campo, penso che sia sexissima, molto figa e mi fa ridere molto. Mi fa molto ridere. Jane è veramente un bel personaggio, però sono io o l'hanno photoshoppata troppo nella locandina, cioè nella cosa del telefilm. Non è photoshoppatissima, cioè io vedo troppa differenza tra la locandina e lei. Photoshop va bene per un po', però non è che devono sembrarmi una persona completamente diversa, no? Se anche voi guardate Jane the Virgin, fatemi sapere invece voi che team siete, perché io sono team Michael tutta la vita. Se voi siete team Raphael, insomma, possiamo comunque essere amici, però avremo le nostre divergenze. Devo guardare la terza stagione, da quello che ho visto è ancora on air, cioè non è ancora finita. Sono usciti tipo 14 episodi, oppure sono 14 perché è finita. Non mi sono informata, perché probabilmente, essendo la seconda stagione stata molto più telenovela, mi immagino che questo continuerà per sempre, manco fosse Beautiful. Se voi come me dovete riprendervi da 13 Reasons Why, secondo me è un'ottima medicina per riuscire a riprendervi, perché è veramente leggero, veramente divertente. Le puntate proprio scivolano che è una meraviglia. La prima stagione la finirete in, non lo so, 24-48 ore in base a che impegni avete. Vi consiglio il weekend così che la guarderete tutta. La seconda, ripeto, un pochettino telenovela, però è divertente pure quella. Poi ho inaugurato la nuova stagione filmica della mia UCI card, visto che i punti sono scaduti, mannaggia a loro, e quindi sono andata a vedere Hidden Figures. Non ho ben capito perché in italiano è stato tradotto con Il diritto di contare, però vabbè. Io con le traduzioni sono sempre molto pignola e quello mi ha un pochettino dato fastidio. In compenso il film bellissimo, mi è piaciuto veramente veramente tanto. Sicuramente lo devo riguardare in lingua originale, perché ripeto, se mi hanno tradotto Il diritto di contare, non oso immaginare se abbiano fatto qualche altra cagata all'interno delle traduzioni dei dialoghi. In ogni caso, secondo me è uno dei film più belli che abbiano fatto su questo argomento. Sono state veramente, veramente bravissime. Tutte e tre le protagoniste sono bellissime e, secondo me, meravigliose. Poi, quando abbiamo visto effettivamente le donne, cioè i personaggi nella vita reale, no? Cioè le foto delle nonnine, meravigliose le nonnine, secondo me dovrebbero fare tipo uno di quei meet-up dove la gente va e li abbraccia. E tu vai lì solo ad abbracciarle, non foto e qualsiasi altra cosa, no, vai lì e le abbracci e loro ti daranno tutto quanto questo senso di, se ti impegni riuscirai a fare le cose, ti sentirai motivata ad andare avanti con la tua vita e sarai felice per il resto delle 24 ore dopo, poi ti farai la doccia e a quel punto andrà via tutto, purtroppo.
Sono contenta che non abbiano preso al volo la possibilità di fare una battuta, perché io me l'aspettavo e per fortuna non c'è stata, pessima. Ovvero quando il boh, galoppino, non mi ricordo chi fosse, comunque questo tipo va a cercare Catherine per portarla indietro perché deve fare altri calcoli, no? E si mettono a correre. Beh, lui avrebbe potuto fare la battuta e lei lo faceva tutti i giorni, più volte al giorno. Per fortuna non l'hanno fatto, perché sarebbe stato molto di cattivo gusto e non avrebbe fatto ridere. Però in quel momento io me l'aspettavo tantissimo, e quindi ero così, no, ti prego, no, 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 no. Ok, allora, io avrei preferito più spazio per la scienza, lo ammetto. Ma capisco che non era il film, per cui, cioè il film non era sulla scienza, cioè sulle cose spaziali, eccetera. Ma era su queste tre donne, eccetera. Però avrei preferito più scienza. Mi è mancata. Avrei voluto un pochettino più di scienza. Però il film non era su quello. Quindi è soltanto un mio gusto personale. Probabilmente se ci fosse stata troppa scienza avrei detto avrei preferito più spazio per i personaggi. Quindi probabilmente non sarei stata felice in entrambi i casi. E probabilmente quello che hanno fatto è la cosa più giusta. Soltanto che devo ancora metabolizzare il fatto che fosse la cosa più giusta. Più o meno. Purtroppo questo mese, ripeto, non ho fatto molto altro. Questo qui è tutto quello che ho visto. È vero che è molto, però quando poi devo dire che cosa ne ho pensato, se devo dire solo cose positive, il tempo va molto veloce, perché appunto se mi è piaciuto non ho così tanto da dire rispetto a quando non mi piacciono le cose. Fatemi sapere voi che cosa avete guardato nel mese di marzo, e spero che siate tutti quanti bene. E fatemi sapere cosa ne pensate della vita. Fatemi sapere se guarderete Jane the Virgin, spero che lo farete perché così ne parliamo un pochettino e voglio scoprire di che team siete. In generale fatemi sapere che cosa avete guardato il mese scorso, spero che stiate tutti quanti bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Oggi siamo qui per parlare di balbettamento.